Dunque, io ho partecipato al gruppo Beni Comuni e dico pochissime cose su questo lavoro, nel presupposto, su questa parte della riunione, nel presupposto che dopo venga Valassina e ci torni sopra lui. È stato un dibattito molto ricco, c'era una quarantina di persone, di cui una ventina di studenti particolarmente mi pare interessati, quindi è stato un dibattito ricco che non è riducibile o riassumibile, almeno io non ci riuscirei. Mi pare però che sia arrivato questo dibattito a una buona sintesi sul fatto, correggetemi ovviamente se sbaglio, convergendo sul fatto che la salute sia il bene comune che riassume tutti i beni comuni. Tutti i beni comuni in qualche modo interferiscono, convergono sul bene comune salute. Poi dopo Valassina eventualmente spero torni in tempo per circostanziare meglio questo aspetto, insomma, che è emerso. Io ho chiesto la parola però anche per fare il mio intervento congressuale, no? Prima di tutto portare un contributo specifico dalla Toscana, che sta conoscendo un'altra stagione abbastanza tragica, comunque evidentemente molto impegnativa per noi, per i militanti, sul piano dell'aggressione alla salute. Poco fa accennato Valerio Gennaro, che ha lavorato strettamente nell'ultimo anno e mezzo con noi toscani, militanti toscani, e coi comitati di lotta delle zone geotermiche, appunto la geotermia. Io credo sia il primo congresso in assoluto che parla di questa questione col taglio che ne do io in questo momento, e anche di questo io credo occorra non vantarsi, ma sicuramente prenderne atto, che se ne parla a noi per primi di queste questioni. Dunque, abbiamo fatto un conto sui dati ufficiali dichiarati dall'Enel, Green Power all'ARPA, e abbiamo totalizzato una serie di inquinamenti massicci su una vasta area che comprende buona parte della provincia di Pisa e buona parte della zona Amiata fino all'Alto Lazio, coinvolgendo quindi migliaia di chilometri quadrati. Questi dati autodichiarati da Enel Green Power e certificati dall'ARPA ti dicono che vengono emesse 3.360 kg di mercurio in aria e nelle varie matrici, 264 kg di arsenico, 68.000 kg di acido borico, più altre migliaia di chili di acido solfidrico, radon e altre enormi quantità di enormi in termini di vari tipi, di altri inquinanti, radon, agli altri metalli pesanti. Dunque, soltanto per il mercurio, sul quale abbiamo un'ampia esperienza, avendo avuto sul nostro territorio ben due elettrolisi a mercurio per la produzione di cloro, quello di Rosignano e quello di Saline di Volterra. Pensate che questi due, quello della Solvecchia è il più grande, c'è 120.000 tonnellate di cloro prodotto l'anno con cellule a mercurio, emetteva 120 kg di mercurio in mare e 80 in aria, totale 200 kg, l'impianto di Rosignano. Siamo riusciti con
10 anni di lotte a fargliela chiudere. Questo impianto inquinante l'hanno chiuso nel 2007, convertendo la membrana, che è una tecnologia ampiamente conosciuta, eccetera. Allora, 200 kg ne emetteva la Solvay, 3360 ne emette tutt'oggi la geotermia. Questo per dire solo il mercurio, poi c'è l'arsenico, il boro e quant'altro, no? Per tacitare le popolazioni, specialmente dell'amiata, che non sono riducibili all'impatto della geotermia, la regione toscana ebbe una bella idea fare uno studio epidemiologico, affidarlo al CNR di Pisa, e questo studio è stato presentato un anno fa, nel novembre 2010, e questo studio dà dei risultati poco graditi alla stessa regione, che ha fatto di tutto per distorcerli e minimizzarli, presentarli come tutto sommato poco allarmanti. Ecco, questo studio dice che ci sono 535 morti in più nell'area geotermica, appunto, rispetto agli attesi, confrontati con la popolazione toscana. 500 morti in più, ma anche probabilmente 5.000 o 6.000 o 7.000, non lo dicono apertamente, non fanno numeri, ma lo si capisce da un allegato, 5.000, 6.000 ricoverati in più, che ancora non sono morti, che vengono ricoverati poi dismessi, con malattie gravissime, leucemie, tumori, eccetera, o altre malattie anche meno gravi. Voglio dire, c'è anche un allegato in questo studio ben fatto dal CNR di Pisa, 60 correlazioni. Questo io credo che sia anche abbastanza una novità per uno studio epidemiologico, per cui vada particolarmente apprezzato e messo in evidenza da parte di Medicina Democratica. Ci sono circa 60 correlazioni tra esplicite, tra i vari inquinanti principali e le malattie o le morti verificate per matrice. Ad esempio, matrice acqua, inquinante arsenico nei maschi, sul mio libro, di cui trovate il link fuori, c'è tutta la sintesi anche di questo allegato. Matrice arsenico, matrice acqua, arsenico, inquinante arsenico nei maschi, 300% in più di leucemie, appunto, nei maschi, tra i comuni geotermici meno inquinati e i comuni geotermici più inquinati, e via di questo passo, circa 60 correlazioni. La Toscana fa scuola, purtroppo, nel bene e nel male, su tanti aspetti. Quello che si trova in Toscana poi si ritrova spesso nel resto d'Italia. Nel bene è successo ad esempio nel 21, ma è successo anche nel male negli anni 30 del fascismo, i vari Ciano, eccetera, eccetera. Appunto si ritrova anche nel male quando c'è questa disonestà strutturale nella gestione della salute. Vi faccio l'esempio della spesa sanitaria toscana. Questo esempio lo potreste verificare ognuno di voi nelle vostre regioni, nella regione Lombardia soprattutto, no? Sarà interessante, estremamente interessante questo dato. La regione toscana spende 6 miliardi e 7
di sanità su 9 miliardi di spesa complessiva del proprio bilancio, 6 miliardi e 7 per la sanità e 6 milioni e mezzo per il miglioramento della qualità dell'aria, meno di un millesimo. No, questo è un dato schiacciante, no? Sull'impegno che si mette nella prevenzione primaria, che è quella, lo ripetiamo, è sempre utile ripeterlo, non esporre i cittadini a sostanze tossiche, no? Migliorare la qualità dell'aria, migliorare la qualità dell'acqua, eccetera. La geotermia dà anche l'ultimo effetto che dà tutto questo arsenico, boro, mercurio che si emette in aria e nelle falde acquifere tramite il vapore, finisce nelle falde ovviamente e si ritrova, pensate un po', fino all'isola d'Elba, che non ha certo ricadute occupazionali di nessun tipo dalla geotermia, ma ha solo ricadute sulla salute. In particolare, dato che l'acqua gli arriva dal promontorio di Piombino, via Dubo, a Natale scorso del 2010, poco più di un anno fa, sono stati chiusi i rubinetti in tutti gli asili dell'Elba. Questa è la prima volta in assoluto dai tempi dell'Unità d'Italia, visto che quest'anno si celebra anche questa cosa dell'Unità d'Italia, che si chiude l'acqua degli asili pubblici per una questione di profitti, poi tutto sommato è una questione riducibile ai profitti dell'Enel. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, cambiando discorso, e comunque teniamo presente di questo aspetto della geotermia, finita la favola della geotermia come energia pulita rinnovabile, come ne deve finire altre favole, io credo che un congresso, oltre a informarci, discutere, voglio dire mettere in comune tutte le esperienze, eccetera, sia anche un momento in cui si discute nel merito delle questioni e si assumono delle linee. Se ci sono stati degli errori o delle omissioni nel passato, si possano correggere. Questa è la sede ufficiale per affrontare eventuali correzioni di linea. Io quindi propongo che si affronti, a differenza di quanto si fece a Brindisi nel 2008 ottobre, in cui non si riuscì a discuterne nel merito, a approfondire la questione, di discutere e approvare una mozione sul discorso dei cambiamenti climatici. Dopo quanto detto sulla geotermia, è chiaro che io sono insospettito del tutto, e poi anche per chi mi conosce, insomma, la mia rigidità. Un compagno mi diceva, mi hanno detto che sei estremamente settario, no? Settario non mi pare proprio, rigido può darsi. Chi conosce appunto la mia rigidità sa bene che questa critica è del tutto infondata. Non sono a rischio di risucchio da parte degli eco furbi, insomma, delle gambientini, eccetera, eccetera, che fanno del clima, che fanno del cavalcare le questioni climatiche un business personale, no? È venuto fuori chiaramente su certa stampa, se volete poi si diffondono le avventure ricche di Realacci e Company, Sammuri, tutta una serie di persone che si sono riunite l'ultima volta che sappia io, poi chissà quante altre volte, all'Elba, fra pranzi,
eccetera, trattarsi quei posti, si sono riuniti per andare avanti, spartirsi di comune accordo la torta ricca della, così, dell'ecobusiness, della compravendita delle quote di inquinamento, no? Mettere su aziende che si occupano specificamente di questo e quant'altro. Quindi dopo quanto ho detto sulla geotermia, io non sono assolutamente confondibile con questi figuri, e agli studenti con cui ho parlato per 3 ore a Volterra, 500 studenti, li ho messi in guardia: a chi vi parla di CO2, cioè Volterra lì è un tiro di schioppo dall'area geotermica, è in pieno, no, è in pieno nel raggio di azione, gli ho detto: a chi vi parla di CO2 rispondeteli con l'arsenico e il boro, sì, con l'arsenico e il boro. Quindi, però io credo che sia irrimandabile, irrinunciabile l'apertura di un secondo fronte da parte di Medicina Democratica, di un secondo fronte. Il primo fronte è quello tradizionale, classico, irrinunciabile, della difesa della salute, la prevenzione primaria dalla fabbrica al territorio, dal territorio alla fabbrica, che manteniamo in pieno, con l'apertura appunto di un secondo fronte che lavori anche sul, per dare una visione, una lettura da sinistra, sottolineo questa parola, da sinistra, del problema cambiamento climatico. Noi nell'area geotermica, nell'area costiera di Toscana, eccetera, la viviamo già da cittadini inquinati, no? Il cambiamento climatico, noi che siamo già non abituati, ma sferzati da decine d'anni dalle troppe consumi di acqua dolce delle multinazionali, fra cui non soltanto l'Enel, la Solvay, l'Eni, la Lucchini, eccetera, dovreste vedere quali sono gli effetti ultimi della siccità invernale, no? Della siccità invernale attuale. Per cui affrontare, aprire con grande coraggio, con grande lucidità, discutendone anche, un secondo fronte di lotta. Propongo quindi che, discutendone, poi domani, eccetera, si voti. Lascio fin da ora a questa presidenza una mozione, una proposta di mozione, che si voti per l'apertura di un secondo fronte di lotta. Grazie, scusate. Diamo la parola a Angelo Baracca per il gruppo di lavoro Energia, e naturalmente oggi dovremo cercare di far parlare anche dal pubblico, per cui sono le 17:15, se Angelo riesce a stare nel quarto d'ora, e dopo preparatevi già per le domande. So che erano arrivati proposte, richieste di intervento, per esempio Giorgio Forti voleva dire qualcosa sugli OGM ed altre persone, per cui altrimenti diciamo così non c'è neanche un po' di dibattito, no? Do la parola ad Angelo Baracca. Cercherò di riassumere velocemente il dibattito che c'è stato nel gruppo. Eravamo diciamo una quindicina di più o meno di aderenti alla Medicina Democratica, c'era un gruppo abbastanza numeroso, una ventina di studenti, che è stato un aspetto molto interessante. La tematica è risultata molto ampia, quasi onnicomprensiva, quindi gli interventi molto articolati, una sintesi non è banale, perché il problema dell'energia poi si estende al problema del territorio, al problema dell'intero sistema sociale, pensiamo alla salute, alla scuola, addirittura al problema della pace, perché l'economia del petrolio comporta le guerre e quindi tutta una situazione internazionale che si aggrava sotto gli occhi di tutti. Non è che si è spaziato su tutte queste cose, ma gli interventi sono stati molto articolati. Uno dei temi
che uno degli aspetti che percorrevano un po' tutti gli interventi era il discorso quantità-qualità, cioè passare dalla quantità alla qualità. Già Valerio Gennaro e anche Patrizia lo hanno anche richiamato qui, quindi non ci ritorno. Io riassumerei prima un po' i temi di fondo che in qualche modo sottendevano tutti gli interventi e le proposte, anche se alcuni sono piuttosto ovvi. Questo sistema in cui viviamo inquina, spreca, ammala, uccide, distrugge ogni risorsa. C'è quindi la necessità di ridimensionare i consumi, ridimensionare il percorso della crescita, passare appunto dalla quantità alla qualità e ridimensionare non per vivere peggio, ma per vivere meglio. Quindi Valerio Gennaro e Patrizia Centrini l'hanno già ripreso qui, quindi è inutile che mi soffermi, per ricostituire un rapporto con la natura che in questa società si è perso. Noi viviamo in città dove ormai non c'è più niente di naturale, è tutto costruito, artefatto, bisogna invece riacquisire dei modi di vita più naturali, più in armonia con la natura, anche la nostra interna, perché siamo tutti alienati e sconvolti da questo sistema. Alcuni criteri che estraggo un po' dagli interventi stati fatti: partire dai bisogni, e quindi non le proiezioni future di fabbisogni, ma i bisogni reali, concreti, e passare dalla logica delle merci alla logica dei beni, decentrare, quindi puntare sulla piccola scala, in particolare per energia, autoproduzione, autoconsumo, comunque produzione e consumo su piccola scala. Un processo per il quale risultato da vari interventi non siamo in grado di stabilire delle ricette a priori, perché le valutazioni cambiano. Ci siamo trovati a riconsiderare delle indicazioni che anni fa sembravano la soluzione per il futuro, e poi in corso d'opera si sono rivelate invece piene di problemi. Uno di questi, per esempio, su cui si è dibattuto è il teleriscaldamento, che appunto una ventina d'anni fa sembrava una ricetta da proporre e da estendere, mentre invece nella sua attuazione, in particolare per la grossa scala, si sono rivelati dei problemi enormi, per cui è stata sviluppata una critica durante la discussione del gruppo, perché in corso d'opera si rivelano problemi di scala, problemi di gestione, problemi relativi alle caratteristiche del progetto, alle attuazioni del progetto, che possono o devono portare a rivedere completamente i criteri iniziali. Quindi per il teleriscaldamento sì su piccola scala, ma su grande scala no, o comunque con riserve enormi. C'è stato qui una discussione che pare poi non si è risolta completamente. L'Italia, anche su questo problema, è un discorso a sé, che è un paese che purtroppo è una pecora nera su tante cose, il paese della cementificazione, il paese che non ha pari in nessun paese d'Europa, ma con fattori di differenza addirittura di 10 o ancora di più. C'è un libro che ho comprato l'anno scorso, si chiama La Colata, che è tutto un programma che fa paragoni per esempio con quello col consumo di territorio, la cementificazione in Germania e in Italia, ma con tutta un'altra serie di dati. Quindi il consumo di territorio, il degrado del territorio, è stato posto il problema dell'uso dei terreni, quindi il recupero all'agricoltura, il problema anche del mare, di come il mare, al di là del problema della nave, della Concordia, ha molti altri aspetti, bidoni che sono stati persi in mare durante una ripecciata un po' di tempo fa tra Livorno e Genova, tutta una serie di problemi per cui abbiamo inquinato gravemente anche i nostri mari. E i disastri portati dalle liberalizzazioni, che probabilmente
non so, per rispetto non hanno pari direi in altri paesi. Qui per esempio c'è stato un degrado e un deterioramento di tutte le reti, non solo la rete elettrica ma la rete ferroviaria. Dicevo appunto inizialmente per il tema dell'energia, il tema che avevamo copre al limite quasi tutti gli aspetti anche degli altri gruppi. La rete ferroviaria, siamo di fronte, ormai inutile da loro neanche parlato, alla distruzione programmata di quella che era una delle reti ferroviarie migliori del mondo addirittura. Quindi veramente certi dei dirigenti dovrebbero vedere la galera vita altro che il titolo di cavalieri del lavoro, di cavalieri della distruzione. E qui per le reti, per ricostituire in particolare la rete elettrica, torna il problema del decentramento, le nuove tecniche delle reti intelligenti, le smart grids, aprono prospettive nuove per integrare le fonti intermittenti o non regolari come alcune fonti rinnovabili e per connettere a livello nazionale coniugare il decentramento con il funzionamento migliore della rete nazionale, cui guai abbiamo visto proprio nelle settimane scorse per una nevicata che in passato erano cose normali, non in tutte le regioni, non in tutte le località, però insomma vedere i guai, i servizi che si sono prodotti, insomma, la vecchia Enel con tutti i guai che aveva, io sono uno che viene dall'autoriduzione delle bollette dei primi anni 70, quindi figurati se mi stava simpatico, però insomma non aveva delle competenze, delle tecniche che oggigiorno sono state completamente perdute e che non è facile recuperare. Per l'energia e per l'Italia è importante, credo per tutti i presenti, portare due dati. Intanto che l'energia elettrica non è tutto, anzi è meno di un quarto dei consumi energetici finali non solo dell'Italia ma in tutti i paesi, quindi la fetta importante sono gli altri consumi, in cui lì c'è la dipendenza soprattutto dal petrolio, che per il nostro paese è stato sottolineato, ma lo sappiamo tutti, è drammatica. E il fatto che però per questa fetta, meno di un quarto dell'energia elettrica, la potenza installata in Italia, che questo quasi nessuno lo sa, è il doppio invece dei consumi, abbiamo 107 mila megawatt di adesso, parlando in fretta non vorrei fare confusione con i numeri anch'io, di potenza installata, che non vuol dire che sia tutta prodotta, ma comunque capacità di produrre potenza, mentre i consumi sono a questo punto meno della metà, e addirittura dal 2008 sono diminuiti invece che aumentare, mentre aumenta la potenza. Ma il business dell'energia elettrica in Italia continua a essere molto, molto grosso. Malgrado questo, pullulano i progetti, le attuazioni di centrali a biomasse un po' in tutto il territorio, ed è una tendenza che dobbiamo contrastare. Sul nucleare si è fatto un cenno, ricordo solo due aspetti: il nucleare è fuori mercato, era già fuori mercato prima di Fukushima, lo sarà ancora di più, e sussiste per il potere, il grande potere economico che ha, perché è uno dei maggiori business in questo mondo, oltre ai legami col militare, che chiaramente sono anche questi un pericolo enorme, ma anche una spinta enorme, si regge, questi costi fuori mercato sono coperti o scaricati in sussidi pubblici, insomma i danni degli incidenti di Fukushima li paga la collettività, mica li paga la Telco, ecco, ormai è il governo giapponese che li coprirà, ma il governo vuol dire i contribuenti, quindi quelle stesse persone che hanno subito i danni. Questi danni sono inaccettabili, quindi il nucleare va chiuso in tutto il mondo. Io porto anche a voi un dato che ho avuto qualche giorno fa: in Giappone, che ha 54 reattori nucleari, ne stanno funzionando 3, il che vuol dire che il Giappone ne può fare a meno tranquillamente, ma chiaramente la lobby nucleare spinge per la riapertura di tutti. Il problema delle scorie non è risolto, tutto questo riguarda anche noi, perché in Italia
abbiamo detto no ai nuovi programmi nucleari, il problema delle scorie è ancora irrisolto e dello smantellamento delle quattro centrali che avevamo, ed è un problema grosso perché non esiste più un'autorità nucleare e questo problema, insomma, adesso non posso entrare nei dettagli, ma è un problema che dovremmo porci, è un problema enorme. Si è accennato oltre al nucleare anche ai campi elettromagnetici, i danni dei campi elettromagnetici, è un tema enorme, qui qualcuno ne ha accennato, ma insomma dovrebbe fatta una campagna contro questo proliferare dei telefoni cellulari, soprattutto poi per le giovani generazioni, tutti se lo portano all'orecchio, non esiste, non si usa l'auricolare o il viva voce, e qui andremo probabilmente incontro a un aumento di malattie tumorali e di altre malattie nel futuro. Il wireless è poi ancora peggio ed ormai c'è dappertutto. Si è parlato, accennato, dell'inquinamento urbano e le famose polveri sottili PM10, che ricordo non sono solo 2-10, sono 2-5, sono 1, sono 0-5, sono le polveri ultrasottili che producono danni disastrosi perché veicolano anche gli inquinanti esterni all'interno dell'organismo, quindi poi anche qui, come Patrizia Gentilini prima ricordava, fino al feto, e quindi diciamo pregiudicano anche la salute futura del feto quando sarà nato e quando sarà grande. Sulle richieste, gli ultimi punti, allora qui sinteticamente le elenco quelle che sono, allora, riduzione dei consumi energetici e dei consumi elettrici, incentivando invece la riduzione degli sprechi, incentivando il risparmio. Riduzione della produzione di energia elettrica da combustione, perché c'è tanto modo, in tanti modi di produrre energia elettrica, ma è proprio la combustione, quella che, come è stato già anche ricordato da altri interventi, è quella che ha le conseguenze più drammatiche. Già ricordavo decentralizzazione, reti intelligente, e io qui aggiungerei, mi permesso, scuso con gli altri coordinatori, aggiungo una cosa che non ho ricordato, secondo me bisognerebbe anche una campagna per la ripubblicizzazione dell'energia elettrica, perché anche l'energia secondo me fa parte dei beni comuni, ma è stato solo sfiorato a questo punto, quindi mi assumo la responsabilità di questa affermazione. Una attenzione particolare l'abbiamo dedicata agli incentivi, no? Per cui alcune richieste che possono diventare obiettivi di medicina democratica: zero incentivi per la produzione di energia da combustione, per il grande teleriscaldamento e per il geotermico in profondità, come Marchi ne ha appena parlato. Per il resto gli incentivi, la maggior parte, tipo il 70%, dovrebbe andare alla riduzione dei consumi, ristrutturazione del costruito, risparmio, e il rimanente alle rinnovabili sostenibili, che sono micro idroelettrico, piccolo geotermico, perché esiste anche questo, fotovoltaico non su terreni agricoli, prima accennavo il problema dei terreni, eolico, però io aggiungerei piccolo eolico, perché le grandi pale fanno dei danni enormi, chi ha visto la trasmissione di Repo, girano le pale, può avere un'idea. Un no assoluto agli inceneritori, ma qui sfondo una porta aperta, e un problema, l'ultimo, che è stato una raccomandazione che Medicina Democratica cerchi delle strade per poter intervenire nelle scuole, perché i giovani dovrebbero essere il target delle nostre campagne. Se non formiamo i giovani, qui purtroppo l'età media nostra aumenta, ci vorrebbe un ricambio generazionale, ma almeno usiamo le nostre ultime energie per poter intervenire nelle scuole e per poter parlare ai giovani. Grazie. Sono aperti gli interventi, no? Possibilmente da 5-7 minuti. No? C'era, non so se vuole intervenire Giorgio Forti, se viene qui, e poi c'era Giuliano Mario, se viene, che dovrebbe farci un flash su un'esperienza, un avvocato, in quel di Trento. Poi altri, naturalmente, se fanno per venire il nominativo. Grazie.
Buongiorno, io sono Giorgio Forti, ex docente e ricercatore universitario, ex perché sono in pensione, non perché abbia cambiato mestiere. Io stamattina ho partecipato alla discussione sull'energia. La ragione è che negli ultimi 55 anni ho lavorato sulla fotosintesi e sull'energia solare, diciamo tutto quel che succede da quando un fotone, un quanto di energia cade su una molecola di clorofilla in una foglia a quando si fa, a dove si fa lo zucchero. Vi devo dire solo una cosa, voglio essere il più breve possibile perché ci sono tante cose da discutere, ma il solare è la soluzione definitiva del problema energetico. Tutti gli anni, e adesso le misure sono molto precise, quei satelliti, arrivano sulla Terra 2 per 10 alla 24, un numero astronomico, joule di energia nella sola regione visibile dello spettro, cioè la luce che noi vediamo, sono radiazioni elettromagnetiche. Tutto quello che l'umanità consuma è 0,4 per 10 alla 21, cioè circa 4.000 volte di meno. Ora è chiaro che per utilizzare l'energia solare le piante cosa fanno? Hanno foglie che, di superficie estesa in modo che raccolgono questa energia, una quantità enorme ma a bassa densità, come dire, per ogni centimetro quadrato poca, ma c'è... quindi le foglie hanno quella superficie, si sono evolute così. Possiamo noi utilizzare direttamente le piante per fare energia? Per far da mangiare? Sì. Per fare energia, per fare andare l'industria? No. Quindi niente biocarburanti. Per far crescere un albero ci vogliono 50 anni. Per far crescere un campo di mais ci vuole un anno. Ma il mais o la canna da zucchero, quello che volete, produce una quantità assolutamente insufficiente al poco per cento del consumo che si fa dell'energia, anche per i soli trasporti. Io ho pubblicato su Medicina Democratica un anno fa un breve conto, un campo di mais con un'ottima produzione di 120 quintali ettaro, la media italiana è 104, bisogna trasportarlo, macinarlo, aggiungere lievito e acqua e se ne fa alcol etilico. Poi bisogna distillarlo, sapete, tutti quelli che sanno come si fa il vino sanno che per poi fare la grappa bisogna distillarlo, perché l'alcol per essere usato come carburante non può essere al 15%, deve essere da un minimo di 60 a più, e si può mescolare con la benzina e con l'acqua in ogni proporzione. Ma se voi voleste far andare i 28 milioni di automobili che attualmente circolano in Italia, più circa 4 milioni di camion, bisognerebbe investire, fatto questo conto, l'ho scritto su quel lavoro, ma adesso voglio fare in fretta, bisognerebbe investire 97.000 chilometri quadrati nella superficie italiana. In tutto sono 310.000, si studia anche in terza elementare, no? Allora, bisognerebbe investire un terzo della superficie del paese, ma comprese case, ponti, ferrovie, montagne, eccetera. Quindi è impossibile, niente biocarburanti. Le piante hanno un rendimento vicino al 100% della prima reazione dove utilizzano la luce. Ma poi per fare lo zucchero, per far crescere la pianta, ci sono altre un migliaio di reazioni circa, che tutte, per il secondo principio della termodinamica, perdono energia. La pianta che rende di più, la canna da zucchero, il mais, trasforma in sostanza vivente, in composti del carbonio, circa il 2%, ma la maggior parte delle piante meno dell'1% dell'energia. Perché? Perché tutti gli altri processi vitali consumano un sacco di energia. Cosa dobbiamo fare allora? Ma il fotovoltaico. Il fotovoltaico rende molto meno come efficienza della reazione primaria della fotosintesi, della prima conversione, che è una separazione di carica elettrica. Però rende adesso quelli commerciali tra il 15 e il 20%, ma adesso in laboratorio si sono fatte celle fotovoltaiche con un rendimento sul 43-45%. Siccome la luce che arriva è circa 4.500 volte, se ne utilizza un po' meno della metà, ancora dei bisogni di tutta l'attività umana, si ha un largo margine.
Di notte non c'è, ma si può facilmente, con una tecnica che ormai è vecchia di oltre 100 anni, l'elettrolisi dell'acqua, trasformare col 65% di efficienza l'energia elettrica in idrogeno da una parte e ossigeno dall'altra. Già, le automobili, ma sì, le automobili vanno a metano o a gas liquido e possono avere l'idrogeno invece del gas liquido e dopo di che rifà dall'ossigeno. Quindi io mi batto per il solare, ma tutti dobbiamo batterci per il solare. Non si fa da oggi al domani questa trasformazione. Attualmente perché non lo si fa? Ma perché il fatturato, il profitto del petrolio è $1,000,000 al minuto, per 60 per un'ora, per 365 per un giorno, cioè di mezzo in 24 ore, eccetera. Cioè una cifra enorme. Chi trae il grosso del beneficio, del profitto di questo coso, lo sapete, ci sono le grandi compagnie, le grandi banche, eccetera. Non stupisce che frenino lo sviluppo del solare. E il solare non è possibile solo nei piccoli impianti per scaldare l'acqua per il bagno o per illuminare una casa. Sono possibili anche grandi impianti. Sarà collaudato, credo, quest'autunno uno grande in Andalusia da 1500 o 2000 mi pare megawatt, cioè come una medio-grossa centrale nucleare, e un altro negli Stati Uniti e altri ancora. In Italia questo non si pensa neanche, si è fatto un po' di solare diffuso per le piccole utilizzazioni. Quindi è una questione politica, come al solito, di politica economica. Non aspettiamoci che i banchieri che governano il mondo, e anche l'Italia adesso, si battano contro gli interessi consolidati delle grandi banche e delle grandi. È un programma politico da quale gradualmente, non si può rimanere da un giorno all'altro senza l'energia fatta con i combustibili fossili, ma si può avviare un programma per cui in 10-15 anni si arrivi a questo e si risolve il problema ecologico dell'inquinamento dell'aria, dall'idride carbonica e da tutte quelle altre porcherie, acido solfidrico eccetera, non c'è solo l'anidride carbonica, e si risolve in modo, bisogna investire nelle superfici. Quali superfici? Quelle meno adatte alla produzione agricola, per esempio i deserti. Di nuovo, certi paesi che oggi, come l'Arabia Saudita, sono fra i principali produttori di petrolio, diventeranno i più favoriti per l'energia solare. Ma un fisico italiano di indubbia fama, Rubbia, ha calcolato che un quadrato in Sicilia di 8x8 64 km quadrati, da lontano brutto di vedere perché è nero, è praticamente il corpo nero, no? un pannello fotovoltaico, e non bisogna farli piccoli, eccetera. Sarebbe sufficiente per dare energia elettrica a tutta Italia. Non voglio rubarmi altro tempo, ma questa considerazione deve far partire un programma e una proposta politica. Non si può solo indignarsi va bene, ma poi bisogna proporre qualcosa. Scusate. Mi segnalavano giustamente che tutto il congresso fino adesso è andato in diretta su streaming attraverso epidemiologia e prevenzione, oltre che attraverso altre modalità, no? E che poi naturalmente tutti questi interventi eccetera verranno arricchiti e diventeranno, diciamo così, dei contributi anche scritti. Adesso darei la parola all'avvocato Giuliano Mario, che prego di stare con me. Sì, altrimenti sarò brevissimo, poi trovate due copie della mia relazione all'ingresso e poi non so se sarà pubblicato da qualche parte. Allora, io volevo portarvi la mia esperienza di un processo che abbiamo recentemente fatto a Trento, dove siamo riusciti con la collaborazione di un gruppo di cittadini costituiti prima in comitato e poi in associazione, a colpare un gruppo di cittadini per una costituzione massiva di parte civile in un processo contro le acciaierie Valsugana di Borgo Valsugana in Trentino. Un processo che riguardava reati non così gravi come quelli di cui abbiamo avuto notizia, gente della Eternit. Naturalmente sono queste notizie che ci rallegrano, però
bisognerà poi vedere se nel prossimo quella sentenza rimarrà in piedi, se facesse giurisprudenza certamente sarebbe un cambio di paradigma. Però quei processi lì sono processi che riguardano reati molto gravi, omicidio addirittura volontario e lesioni gravi, e mentre la maggior parte dei processi per reati ambientali riguardano fatti contravvenzionali, perché purtroppo la legislazione italiana non è assolutamente in linea con le prescrizioni dell'Unione Europea, la quale, con una direttiva che cui termine per l'adozione delle normative nazionali è scaduto il 26 dicembre 2010, ed è la direttiva 2008/99/CE, questa direttiva prevede che le sanzioni in materia di tutela penale dell'ambiente debbano essere dissuasive. Una contravvenzione anche a alcune decine di migliaia di euro di multa, di ammenda, non è dissuasiva, perché se per evitare di inquinare devo investire milioni o decine di milioni in presidi all'inquinamento, preferisco rischiare che mi becchino, e quando mi beccano me la cavo, se va bene all'accusa pagando una multa, un'ammenda modesta, oppure vado in prescrizione, perché nella maggior parte del territorio italiano i processi penali sono talmente lenti che una contravvenzione, se uno espedisce tutte le impugnazioni, va in prescrizione. Allora, per cercare di contrastare come cittadini questo ingiusto vantaggio di cui godono gli imprenditori, che si fanno fare le norme ad hoc perché loro hanno le loro strutture lobbistiche, mentre noi non le abbiamo così efficaci, si può optare per questa cosa di fare delle costituzioni di parte, parte civile massicce, che si possono assolutamente fare, perché noi le abbiamo fatte con dei mezzi modestissimi e con anche un impegno di persone che attivamente si dedicavano a questa cosa di pochi elementi, una dozzina di elementi. Comunque abbiamo fatto una costituzione con 565 persone, che ha consentito poi, certamente l'imprenditore ha fatto le sue operazioni, i suoi battezzamenti, però comunque ha dovuto tirare fuori mezzo milione. E il processo riguardava una serie di emissioni illecite pesanti che coprivano un arco di tempo di 5 anni e emissioni sia canalizzate in sforamento rispetto ai limiti, sia diffuse, sia sversi di liquami non trattati in un corso d'acqua, poi finivano in parenta, sia poi naturalmente anche episodi di falso, perché gli autocontrolli venivano sistematicamente falsificati in maniera che l'ente pubblico non fosse indotto a fare il suo dovere, e poi comunque non lo ha fatto neanche quando ha saputo, anzi ha fatto il contrario, perché la provincia ha messo in atto una campagna di monitoraggio ambientale e sostanzialmente a difesa dell'imprenditore, quindi i cittadini hanno dovuto andarsi un po' da soli anche a fare le controanalisi. E poi c'erano anche alcuni episodi di omissione dolosa di cautela contro l'infortunio sul lavoro, però nessun operaio si è costituito parte civile, quindi le difese sono cittadini. Ecco, quindi il messaggio secondo me è, non siamo messi bene, però effettivamente organizzandosi si può, sappiamo che fa la forza, ottenere anche qualche risultato. Grazie. Ovviamente anche a questo intervento, quindi anche all'avvocato, se poi ci manda il word per email, sì, no? Certo. Se c'è una relazione, sì. Il discorso vale per tutti, non solo per lei, certo. Perché pubblicheremo gli atti, questo è il punto. Se ci sono altri interventi, ecco, c'è Zinelli, prego. Zinelli di Brescia, di Medicina Democratica di Brescia, immagino che voglia intervenire sui problemi di cui ha affrontato ieri stamane. Proprio una... Sì,
siccome sono argomenti, come dire, su, in bilico, sul limite, e poi verranno stampati, eccetera, rispetto al riferimento fatto da Gino Del Pettiero, è risultato sottolineato il fatto della mia critica all'antipsichiatria, che è giustissimo in quanto e per quanto l'antipsichiatria a volte ha dichiarato esplicitamente che la malattia mentale non esiste, o in alcuni casi, mi pare particolarmente in Germania, qualcuno ha teorizzato che la rivoluzione la faranno i matti. No, questo sono cose da matti, va bene. Ma molto più pesante è la mia critica alla psichiatria in quanto sguardo sul sofferente, come oggetto da trattare, da gestire, eccetera, eccetera. Grazie a te. Se ci sono altri interventi, siamo qui. Altrimenti, Valerio Gennaro. Non è un intervento, tranquillizzante, è soltanto un appello. Partendo c'è del materiale fuori, direi di piluccare sui tavoli perché sono un po' di estratti e di riassunti. L'altra era quella che i comitati in giro per l'Italia, i movimenti e quant'altro, se potessero, tra virgolette, adottare letteralmente tutto ciò che di pubblico sta ancora sopravvivendo, ma che sta scientificamente, è smontabile, sta per essere smontato, come ad esempio i registri mesoteliomi regionali. In ogni regione italiana, come sapete, esiste il registro mesoteliomi, è ormai stato accorpato all'interno dell'INAIL, quindi in qualche modo un ente che non ha scopi scientifici o particolarmente di salute pubblica, che è orientativamente a scopi di assicurativi e altro. E dicevo, se ciò che rimane pubblico venisse adottato e difeso è controllato, è riorientato, è rafforzato da cittadini, comitati, lavoratori e quant'altro, ecco, si potrebbe rallentare questa disintegrazione scientifica di tutto ciò che è pubblico e che di cui stiamo vedendo c'è un'azione veramente molto efficace. Quindi ecco, la parola d'ordine sarebbe quella di adottare, di vedere cosa c'è nel proprio territorio, di fare rete, ma di sostanzialmente difenderlo, perché esiste ancora qualcosa, però sta per sparire, quindi era solo un appello a vedere cosa si può fare insieme. Grazie. Do la parola a Paolo Fierro, che viene da Napoli e penso che affronti il tema della psichiatria o dell'antipsichiatria.